Mamma mia, ragazzi, io. Ma guarda che dettaglio, incredibile. E non è ottimizzato. Non è ottimizzato. Si vede che c'è una latenza di frame per secondo che è pazzesca, ovviamente. Però. Allora, vuoi sapere come si fa per abilitare la realtà virtuale su Le Mans Ultimate? Adesso lo vediamo insieme. Allora, ragazzi, come si fa per abilitare la VR di Le Mans Ultimate? Vi avverto, ragazzi, che però non è ottimizzata assolutamente, è una forzatura che si fa e ovviamente dovete capire che se non funziona bene è perché non è implementato, quindi è bloccato. Però si va molto semplicemente andando sul vostro Steam. Andate su Le Mans Ultimate, tasto destro gestisci, anzi no, scusami, proprietà, e basta aggiungere nelle opzioni di avvio più VR. Io lo tolgo perché adesso vi faccio vedere che cosa bisogna fare anche su Le Mans Ultimate. Andate su impostazioni, andate su grafica, impostate così, cioè dovete togliere tutto FSA, FXA, tutto quello che è post processing, tutto quello che è anti-aliasing, eccetera, e il consiglio di video mettetelo a medio perché non è ottimizzato, quindi se volete avere un po' di frame bisogna un po' abbassare. Mettete tutto a medio, togliete tutto l'anti-aliasing, lasciate ovviamente la risoluzione del vostro schermo, la frequenza di aggiornamento e in modalità windowed, quindi a finestra. Nel caso aveste problemi con la centratura del vostro casco, siccome non si può abilitare un tasto, perché ovviamente, ripeto, non è abilitato, stiamo forzando la mano, bisogna andare a usare il Centra con SteamVR, quindi basta andare, allora adesso è spento per me, se andate qui, sulle opzioni fate Centra e vi centrerà come se lo state facendo premendo un pulsante. Il classico mi posiziono, premo il pulsante e mi centro uguale. È un po' più macchinoso perché dovete uscire dal menu con Alt Tab, dovete andare a centrare, vi dovete mettere con il mouse e cliccare su centra, però funziona perfettamente. Oppure, sempre attivando il menu SteamVR per chi ha i controller e andare a puntare su centra rimanendo fermo nella posizione centrale che più vi aggrada. Niente ragazzi, io volevo solo farvi questo piccolo tutorial, però penso che siccome è solo la funzionalità bloccata, dovrebbero metterci mano, spero, al più presto per fare in modo tale che si possa utilizzare con tranquillamente SteamVR, con la possibilità di centrare, eccetera, e soprattutto che venga ottimizzato per avere una fluidità in frame migliore di quello che vi ho appena fatto vedere. Come al solito, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo prestissimo da Fabri. È tutto, un abbraccio, ciao!